12:33 minuti in questo istante, benvenuti, buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. È il martedì è Focus Periferie, si parla di periferie, ma prima di ricordare, di conoscere il nostro ospite di oggi, vi voglio ricordare che sono aperte le votazioni finali dei Milano Storytelling Awards. Quali sono le nomination? Lo vediamo subito, eccole. Delle 9 categorie, o meglio delle 8 categorie, perché il Milanese dell'anno lo scoprirete solamente il 16 novembre, venerdì 16 novembre, al Teatro Guanella dalle 21 nella serata finale, grande finale dei Milano Era un mese Storytelling esatto. Awards. Fra un mese esatto, l'avete sentito, è il nostro ospite di oggi che ci dà il benvenuto. Anzi, prima diamo il benvenuto a Walter Cherubini di Consulta Periferia Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, siamo arrivati alla 55esima puntata di Focus Periferie. 55 settimane a parlare di Ma direi che periferia. su Milano All News ormai c'è un deposito, no? Piuttosto organico di quella che è la rappresentazione dell'attività periferica, perché sono passati decine e decine di ospiti, che svolgono attività sulle periferie, nelle periferie, con le periferie, e hanno tutti un contributo, da una parte proprio fattivo, perché c'è chi fa il teatro, c'è chi fa il centro culturale, chi fa il doposcuola e quant'altro, come abbiamo visto, e dopodiché anche ci sono tutta una serie di rilievi per come questa attività nelle periferie si incastona all'interno della città, no? E quindi con questo rapporto, in particolare con la pubblica amministrazione, che è sempre un pochettino, diciamo così, non preciso, un po' problematico. Oggi chi ci ha portato allora? Chi è il 55esimo ospite? Diciamo che Appena. oggi abbiamo il rappresentante di forse una delle tra le più significative, più significativi Una delle più epiche di sicuro. centri culturali che ci sono a Milano e che operano nelle periferie, è Alberto Pellin della Fondazione Carlo Perini, diciamo che è più nota per certi aspetti come Circolo Culturale Carlo Perini di Quartogiaro. Buongiorno allora, Alberto, A grazie lei mille di buongiorno, essere cari qui con noi. spettatori anche. Fondazione Carlo Perini, beh, un nome mai conosciuto, diceva appunto la più vecchia, forse È forse la ormai. più vecchia istituzione culturale di Milano, perché fu fondata nel 62, eravamo un gruppo di ragazzi allora, adesso purtroppo non più. E però nel 2003, anche per una mia precisa insistenza sul presidente nostro, che è Iosa, molto conosciuto perché è stato anche gambizzato, si occupa molto anche dei problemi della sicurezza e di questi problemi così. Ecco, nel 2003 siamo diventati una fondazione. Questo implica qualche burocrazia in più, se vogliamo, qualche impegno burocratico maggiore, però dà anche una garanzia alle persone che hanno contatti con noi. In particolare quelli che dovrebbero, diciamo, in teoria aiutarci, quelli che già ci aiutano, il Comune, la Fondazione Cariplo, e Ecco, altri beh, anche privati. che cosa fa Sì, nella fattispecie appunto la Fondazione Carlo Perini? l'attività non è solo culturale, ma è anche sociale, in particolare attualmente. Dunque, noi abbiamo sul nostro bagagliaio abbiamo 2.700 incontri tra culturali e di attività, diciamo di presenza anche nel sociale e anche di attività,
giornalistica a volte anche, attività sociale, culturale. Diciamo che hanno editato parecchi libri, documenti, e quindi molto spesso con un focus su tutte le vicende periferiche, in particolare adesso... Infatti, c'è una certa attenzione al territorio proprio su queste sì, tipo di edizioni. Ecco, questo giusto? È molto importante. Esattamente. Perché, attualmente abbiamo due filoni importanti. Uno sono gli incontri sulla legalità, che vengono portati avanti in particolare dal nostro presidente, e gli altri sono gli studi sulle zone di Milano. Abbiamo già editato una serie di volumi importanti, qua ce n'è uno che è in fase di produzione. Una super anteprima questa che vediamo. Sì, questo qui è un'anteprima dell'anteprima, perché è la bozza che mi sono incaricato di correggere, così imparo anch'io qualcosa. Sono studi da poco, ma sono piuttosto... Sulla zona 4. Ecco, sono studi piuttosto importanti. 200-300 pagine alla volta, dove descriviamo cosa succede nelle zone. Li abbiamo già fatti per la zona 3, per la 8, per la 9, per la 6, e adesso è in Fieri e sta uscendo questo per la zona 4. Alla fine avremo una serie di pubblicazioni su tutta la città di Milano che darà un quadro come nessuno forse è mai riuscito a fare, perché noi non solo lavoriamo su base volontaristica, tutti noi siamo volontari, nessuno di noi percepisce un centesimo, ma è importante perché continuiamo sempre a approfondire anche i rapporti con le attività locali, con le associazioni locali, e questo è molto importante. In questo momento abbiamo in atto una mostra con la zona 4 e anche con gli amici di Musocco, perché Musocco una volta aveva una sua caratteristica, era un quartiere quasi, una zona importante, adesso è stata inglobata da Milano. Ricordo che nel 1921 tutte le varie zone attorno a Milano, Greco, Turro, eccetera, sono state inglobate nella città, e non so se è stata un'operazione completamente priva di aspetti negativi, perché tutte queste zone ci tengono ancora adesso a avere una loro caratteristica, una loro anima. Io vivo a Greco e grazie anche a un parroco attivissimo e a molte associazioni, una di queste è la Martesana Greco, di cui sono vicepresidente, noi cerchiamo di animare la zona, che non diventi una periferia, anche se ormai siamo lontani dai bordi estremi della città, c'è il pericolo di diventare delle periferie. Allora, queste sono alcune filoni, diciamo, alcuni filoni che noi stiamo perseguendo in questo momento. Vediamo che c'è interesse da parte della cittadinanza. Quando facciamo le nostre manifestazioni, molte volte facciamo anche la Villa Scheibler, perché noi siamo localizzati a Quarto Giardino. Questa è Quarto Giardino come sede, no? Ecco, prima avevamo una piccola sede, adesso siamo in Via Albini, che è una scuola, e qui c'è un problema, perché noi paghiamo fior di affitto al comune, adesso c'è una querelle con il Comune di Milano, perché loro dicono noi dobbiamo mettere a reddito tutte le nostre attività, tutte le nostre... E proprio stanze. Quella lì devono mettere a reddito, dovrebbero dire. Con tutto quello che hanno, che non riescono a mettere a reddito, devono mettere a reddito. Allora, questo dico io che so che... Stiamo trattando, tra l'altro va dato atto alla zona 8, perché pare che zona 8 sia interessata anche a subentrare anche e aiutarci. Il Circolo Pierini non solo è una segreteria, ma abbiamo una grossa biblioteca di 3.000 volumi, che è una raccolta storica di tutto quello che è successo a Milano e anche sociale. Ricordiamoci, non so, generale della Chiesa, tutti questi personaggi che sono venuti. Ecco, Walter, perché hai voluto oggi portarci la Fondazione Carlo Pierini? Un po' l'ha già detto, c'è anche già questa situazione sul possibile sfratto, non rinnovo, che insomma già fa pensare del perché bisognerebbe... Allora, mi permetterei una piccola, diciamo così, correzione a quello che dice Alberto Pellin sulla vicenda delle periferie, perché altrimenti rischiamo di non intenderci. Se noi diciamo che le periferie sono il degrado, sbagliamo, okay.
Normalmente le periferie sono degradate nei quartieri popolari di gestione pubblica, perché poi abbiamo la gran parte di quello che è il territorio periferico di una città. Per quanto riguarda la definizione di periferie, l'unico che ha, diciamo così, distinto la città nelle varie aree è l'Agenzia delle Entrate. Uno dice l'Agenzia delle Entrate, comunque è l'unico che l'ha fatto. Gli altri ne parlano, parlano di centro, parlano di periferia. Prendiamo invece dal punto di vista urbano di Milano e quindi anche amministrativo, perché questo è uno dei problemi, amministrativo. Come aveva già accennato prima Alberto Pellin sull'assorbimento dei comuni limitrofi al comune di Milano nel 1923, su cui ritornerò immediatamente dopo. Allora, cosa ha detto l'Agenzia delle Entrate? L'Agenzia delle Entrate ha detto che c'è un centro storico, c'è un centro che all'incirca vale la zona 1 attuale, okay. Ci sono 4 semicentri che arrivano fino alla cerchia della circonvallazione e della 90-91 e poi ha distinto 4 periferie. Allora, queste 4 periferie non sono elemento di degrado, perché se uno va uno dei quartieri, diciamo sempre simbolo di degrado, ma non perché lo diciamo noi, perché è andata anche la commissione parlamentare della Camera dei Deputati sulle periferie, quando è andata a visitare un quartiere degradato è andata al quartiere Aller San Siro. Ma se si va sempre nel quartiere San Siro, al di là della linea 16 c'è il quartiere cosiddetto di via Caprilli. Allora, se uno va lì, vede le cose non funzionano. Allora non si può dire però che il quartiere di via Caprilli non sia, è periferia, no, sia centro. Infatti, non è giusto. È periferia, però non solamente, è degradato. Solamente che è periferia che sa badare a se stessa. Sarebbe da dire che quelle piccole zone anche popolari che ci sono dentro al centro spesso sono degradate tanto quanto allora, fuori, quindi sì, appunto non è un discorso di distanza dal centro. Noi siamo andati alla Loggia dei Mercanti con il progetto Cori Milano in una o due giorni, dove abbiamo portato 200 coristi, 8 cori, perché parecchi hanno detto che la Loggia dei Mercanti era un luogo degradato, il Palazzo della Ragione, eccetera. Dobbiamo dire che non avevano proprio tutti i torti. Siamo andati lì della serie La periferia aiuta il centro, no? A animare questo luogo. Bene, il degrado ci può essere anche lì. È chiaro che se facciamo la somma del degrado, no? Il centro non è mai, quasi mai degradato, i quartieri popolari dove vivono più di 100.000 persone, no? Hanno tutta una serie di sacche di degrado. Quindi questo è il primo dato, perché altrimenti noi facciamo la confusione di chiamare tutti i quartieri. Ecco Walter, proprio questo infatti è quello che sta però succedendo adesso con il nuovo piano periferia. Ogni giunta, ogni sì, sindaco, ogni crea un piano periferie, perché sappiamo che continuano ogni volta. Il sindaco Sala si è preso anche la delega, giustamente ha detto è un problema grosso e quindi me lo prendo in capo io, però adesso non si parla più di periferie ma di quartieri. Questo è un bene oppure distoglie l'ennesima volta l'attenzione dal problema reale? Noi siamo abbastanza convinti proprio in questa logica geografica, perché poi periferie, il termine periferie, il MIT di Boston ha computato più di 200 accezioni del termine, talvolta anche contraddittorie. Quindi vuol dire che anche tra gli addetti ai lavori, chi scrive libri, docenti universitari e quant'altro, non c'è proprio una precisione particolare. Ci sono poi le periferie sociali. Le periferie sociali ci stanno dappertutto. Molto spesso diciamo che le periferie sociali si sovrappongono a quelle che sono le periferie urbane oppure a pezzi di periferia urbana. Allora, tutti, anzi molti evocano il tema periferie, ma noi abbiamo costituito Consulta Periferie Milano nel 2005, quindi 13 anni fa, da un'esperienza nata nell'Ovest di Milano, dove abbiamo detto coordinamento Milano-Ovest era allora composto da 25 associazioni, il giudizio è stato lo strumento del coordinamento Milano-Ovest non era adeguato a rispondere alle esigenze del nostro territorio. Chiamiamola periferia, chiamiamola la città intorno, chiamiamolo come vogliamo, però sicuramente non è il centro. E quindi abbiamo individuato il termine consulta periferie, che non è un termine disdicevole, è un termine geografico,
se uno va in giro per Milano, vede Milano centro, no? Ci sono anche le indicazioni. Non c'è il contrario, effettivamente. Non c'è il contrario, c'era nella prima, nella ferma, per esempio, nel capolinea 5 della metro Lilla, sì? Una delle prime, quando avevamo fatto le indicazioni per le uscite, c'era direzione periferia. No? Dopodiché l'hanno cancellato. Sì, no? Non aveva particolarmente senso direzione periferia lì, in effetti. Però era stato messo. Allora, le periferie sono una condizione urbana. Dopodiché, invece, andiamo nella condizione amministrativa, no? Da come si guarda l'amministrazione alle periferie. Allora, se noi guardiamo la costruzione della città di Milano, come ci ricordava poco fa, esattamente, detto, appunto. No? La città di Milano aveva il teatro alla Scala di Milano quando era grande 9 km quadrati, forse meno. Era quasi periferia il teatro alla Scala. Quindi quello lì, e aveva il proprio luogo amministrativo, Palazzo Marino. Poi che cos'è che ha fatto nel 1873? Ha preso e ha assorbito santi, i corpi santi, una fetta significativa di quello che possiamo adesso chiamare semicentro più il gratosoglio. No. Ah. Però che cos'è che è successo nel frattempo? È che l'amministrazione che c'era nei corpi santi è sparita, è andata a Palazzo Marino. A 4, nel 1923... c'è stato un altro assorbimento osteggiato dai comuni. Grande assorbimento, per esempio, perché pensare che diventava davvero tre volte tanto. Era tutta la corona attorno a Milano. Perché insomma era ancora piccola, comunque ancora più santa, diventava veramente immensa. Come se avessimo, adesso pensassimo di prendere dentro fino a Magenta, tipo una cosa del genere. È l'attuale. Fino a, allora, è l'attuale Milano, dal punto di vista della distanza non è proprio così lontano, è l'attuale Milano, sì, appunto, che arriva a Lambrate, che arriva a Niguarda, che arriva a Figino, che arriva a Muggiano, che arriva al Gratosoglio. Allora, è quest'area qui, no, che è stata assorbita e che comunque ha portato dai 9 chilometri quadrati iniziali agli attuali 182 chilometri quadrati. Ma qual è stato 20 volte di più. No, ma qual è stato il problema vero? È che ciascuno di questi luoghi comuni allora, che esistevano, certamente, appunto, avevano la loro vita, questo è importante. Ma che si vedono ancora in realtà, come si fa io, si vedono le vecchie case municipali, allora, a volte, no? Che a volte sono di zone adesso. Però ecco, comunque... ma la vita ce l'hanno anche adesso, sì, no? Indubbiamente. Qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che non hanno più l'amministrazione vicina. Allora, una comunità, no, si organizza e si dà anche un'amministrazione, perché è un valore aggiunto alla comunità, aiuta. Bene, lì è stata tolta. Dopodiché, che cos'è che è accaduto? Che vedendo il quadro d'assieme della città di Milano, qualcuno negli anni 60 ha cominciato a pensare che forse bisognasse restituire l'amministrazione a questi luoghi, esattamente, ecco, con i consigli di zona. Sono già le 10:50, quindi insomma oggi stiamo andando un po' lunghi, però arriviamo quindi poi al dunque. Cosa succede? Che negli anni 70, appunto, vengono fatte le zone, si arriva a rifare anche i municipi adesso, ecco, finalmente i municipi, finalmente li votiamo noi, quindi sappiamo che è il nostro presidente di quartiere, potremmo chiamarlo quasi così. Però non ha cambiato niente. Se non capiamo questa vicenda delle periferie, per quello è importante il lavoro che fa la Fondazione, sì, Carlo Perini, di comprensione, per esempio, della zona 4 in questo caso, ma anche appunto delle zone che ha citato Pellin prima. Perché se non si capiscono le dinamiche storiche, non si capisce nemmeno l'evoluzione. Come mai non si può, no? Allora, i municipi a che cosa servono? Servono esattamente ad amministrare le periferie. Questo è il tema. Sì, sì, sì. Se non sono organizzati, no? Se non sono organizzati come il Comune di Milano, ma diventano solamente luogo di richiesta, come se fosse un comitato qualsiasi, un cittadino qualsiasi che dice: guardate, ho questo problema, me lo risolvete. Se i municipi sono questi, vuol dire che l'amministrazione è ancora alla testa, ma anche i piedi, a Palazzo Marino. Ora che arriva a Figino piuttosto che a Muggiano, ci vogliono anni se non secoli. Sì, volevo dire questo, che secondo me dopo due anni di attività dei municipi sarebbe il momento di rifare un pensiero sulla loro finalità
e sulla loro capacità di rappresentare effettivamente tutto ciò che vi è in zona. Io appunto vivo in zona 2 e noi andiamo dal quartiere Adriano a Piazza della Repubblica. Questo è molto complesso anche da amministrare, perché sono zone anche socialmente molto differenti. Però i municipi, secondo me, a questo punto devono essere ripensati. Ripensati dal punto di vista, dice, geografico, dal punto di vista politico, dal punto di vista amministrativo, non geografico, come? Anche forse geografico, ma non è quello importante. Cioè, interessante che ci sia la capacità da parte loro, la possibilità anche, perché bisogna dare loro la possibilità, di poter rappresentare tutto ciò che vi è in zona. Perché sono realtà talmente complesse. Io ho l'esempio della zona 9, che va dal centro direzionale, cioè da Piazza Gaia Aurelia fino a Niguarda. 186.000 abitanti. Ecco, è una città. Io, sì, la terza di Lombardia, io per lavoro mi occupo di ambiente, come ecco. Lavoro, sono lavorato in chimica ambientale, insegno anche, però viaggio parecchio. Ecco, recentemente ero al Cairo. Il Cairo ha dei quartieri di 1,5 milioni di persone. Cioè, quando diciamo Milano è complessa, è difficile da amministrare, è molto variegata, questo è vero. Quindi è socialmente, poi c'è stati gli anni 60-70, per cui è cresciuta enormemente. Però non è una città così grande che non si possa amministrare. Perché appunto quando si... Diciamo, non è Roma. Diciamo, sì, non è Roma. Tanto Roma ha 3 milioni di abitanti e anche una superficie 6-7 volte superiore a quella di Milano. Quindi è una città che tutto sommato ha delle vicinanze, ha delle omogeneità che secondo me si potrebbero anche sufficientemente amministrare. Invece c'è questa difficoltà, forse... Va amministrato questa nuova capacità dei municipi di essere presenti e va gestita un po' diversamente. Ecco, bisogna passare da una valutazione, perché noi continuiamo a fare valutazioni sociologico-politologiche. Uh-huh. No? È bello, è brutto, bisognerebbe cambiare, bisognerebbe fare. Facciamo sempre un ragionamento di contorno che ha le sue fondamenta, naturalmente, le proprie letture. Quello che ci manca è la declinazione politico-amministrativa. Nel momento in cui io dico che quella cosa lì è da tutelare, devo costruire una normativa del Comune di Milano, in questo caso. Chi lo deve fare questo? Questo lo deve fare il Comune di Milano. Ma il Comune non vuole delegare. Ma non solo. Noi abbiamo avviato, adesso si parla... Non so, Alberto, se avete parlato con vari presidenti di municipio. La cosa che mi sembra mi lascia esterrefatto è che forse in realtà è la cosa più democratica che esista, perché qualsiasi presidente di municipio, di qualsiasi colore politico, si lamenta nello stesso modo. Allora, cioè, è proprio una livella, no? Allora, noi abbiamo fatto... Allora, Consulta Periferia Milano continua a promuovere una serie di approfondimenti, sì, incontri in quelli che abbiamo chiamato a scuola di periferie. Perfetto. Qualche settimana fa eravamo a Niguarda a parlare sul tema con il presidente, tra l'altro, della zona 9, nonché il vecchio presidente anche della zona 9 del 1985, quindi, perché cerchiamo di confrontare questi andamenti, perché altrimenti se uno non... L'Ardieri di zona 9 e Poletti, che fu presidente delle cooperative, della vecchia zona 9. Allora, perché se non si capisce come è andata 40 anni fa, è difficile che si riesca a capire come potrà andare adesso, perché alla fine della fiera i regolamenti per i consigli di zona e municipi sono stati fatti, ma non sono stati mai resi applicativi. Io non c'ero, allora, ho il presentimento, dimmi se sbaglio, che appunto il vecchio presidente di zona 9 e il nuovo presidente di municipio 9 ti hanno raccontato la stessa storia. È la stessa storia, con una volta che c'era molto più entusiasmo e anche forza politica per certi aspetti, oggi un pochettino meno, l'entusiasmo c'è ancora, la forza politica un pochettino meno. Ma io volevo tornare a un aspetto, cioè quella dei quartieri periferie. Sì. Se noi guardiamo con gli stessi occhiali il quadrilatero della moda di Monte Napoleone, che ha qualche problema, e lo guardiamo, e quindi c'è l'associazione commercianti, no, di Monte Napoleone, e lo guardiamo con gli stessi occhiali con cui guardiamo il quadrilatero di San Siro dell'Aler, dove c'è l'associazione commercianti San Siro, che ha tutt'altri problemi. Questo qui,
Allora, se trattiamo con la stessa modalità e gli stessi, quindi definiamo quartieri, ma la periferia, ma tutti sono quartieri di periferia, quartiere Olmi, Muggiano, Figino, il Corvetto, il quartiere Mazzini. Diventano ancora di più della periferia. No? Cioè, li chiamiamo quartieri. Dire, ma non chiamiamoli più periferie, chiamiamoli quartieri, è un non senso, non vuol dire niente, perché già sono dei quartieri. Dove abiti tu? Al quartiere San Siro? Dove abiti tu? A Niguarda? Dove abiti tu? Al quartiere Gallaratese? Non diciamo mica così. No, mai, a 7 km dal centro. Stiamo lì a fare i sofisti, no? Invece il problema è questo, e cioè... Il Comune di Milano e l'attuale amministrazione comunale, non ultima, ma sicuramente stiamo parlando di adesso, quindi parliamo di adesso. Noi crediamo che il sindaco Sala abbia fatto bene a mantenere le deleghe dalle periferie e le deve però svolgere. Cosa vuol dire svolgere? Che se io incentivo le associazioni a essere presenti sul territorio delle periferie, faccio il bando alle periferie per aiutare le associazioni che vivono e così via. Ma poi io alle stesse associazioni che vivono e che hanno un rapporto con il comune perché sono in locazione. Il Perini è uno, però me l'aveva pensato, è uno, no? Dei molti casi. Arrivo e gli dico, scusa, tu te ne devi andare via, no, perché io devo fare maggior reddito. La contraddizione è evidente. Certo. Allora questo è il tema. Come si risolve per esempio questa problematica? Siamo un pochettino superficiali, ma è una questione da approfondire e risolvere. Vuol dire che chi ha un contratto di locazione con il Comune di Milano e sta nelle periferie, le periferie per esempio quelle che sono state individuate dall'Agenzia delle Entrate, quindi un ente terzo diciamo così, hanno una tranquilla, hanno un rinnovo del loro contratto. Perché noi parliamo, no, adesso di magari un centro culturale, ma abbiamo un mucchio di associazioni che hanno preso un terreno anche a Quartogiaro, l'hanno bonificato e sopra c'è attività sociale di incontro. A questo punto alle associazioni che fanno questo tipo di attività a Quartogiaro, come dalle altre parti, si dice, sapete che cosa c'è? Adesso dovete sgomberare tutto quello che avete fatto, no? Ce lo dovete dare libero, partecipate a un bando, se ci darete maggiori soldi, ritornerete, poi ricostruirete tutto, perché questo viene chiesto ai teatri. Allora, periferie o non periferie? Periferie sì, perché hanno tantissime ricchezze. Noi, tanto che stiamo parlando del Centro Culturale Perini o Fondazione Culturale Perini, abbiamo almeno 400 realtà culturali che si muovono nelle periferie. Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo dire che non c'è cultura in periferia? Ma certo che c'è, solamente che di fronte, no, solamente che aiutatela, no? Di fronte alla Scala, no? È chiaro che tutto cade. Per quello che vogliamo fare anche un'iniziativa molto più corale e sostanziosa, perché Milano deve viaggiare a due polmoni. Direi una cosa positiva. Milano, dal punto di vista del volontariato e della capacità di esprimere autonomamente da parte delle persone cultura e anche interesse sociale, è molto ricca. E io penso che attualmente non sia sufficientemente valutato questo aspetto. Io l'ho già proposto più di una volta, non sia valorizzato. Un bello sciopero del terzo settore sarebbe quello che potrebbe fare. Questo fosse... è un po' complicato, perché sono molto. Ecco, però, queste associazioni hanno un difetto, e io che sono buone, sono io brave, che ne buone. Una, lo so, che sono molto individuali e sono dei gruppetti molto chiusi molte volte. Quindi infatti è anche necessario. Poi sono importanti le iniziative come il quelle discorso di che fa la consulta delle periferie, del quale io faccio parte. E proprio cercare di fondere insieme questo, e Walter non l'ha detto, ma ci sono 37 centri culturali e sociali che costituiscono il gruppo delle periferie, la consulta delle periferie, e vorremmo anche continuare a aumentarle, e non è a caso, perché a differenza che so io dell'Europa, che ingrandendole sono i problemi, ingrandendo la consulta delle periferie inglobiamo più persone in un progetto di valorizzazione. Sì, io dico sempre, ci si sente anche un po' meno soli magari, quindi quando un'associazione si vede arrivare 200-300 euro di tari da pagare e non sa come fare, perché magari quelle 200-300 euro sono
vita o morte per un'associazione spesso e volentieri che però magari sul territorio fa tanto, che dopo scuola o cose del genere, magari non sentirsi soli, sapere che ci sono altri nello Appunto, stessa, sulla stessa sulla stessa barca barca. aiuta almeno a superare difficoltà insieme e poi magari a fare massa critica, andare a Appunto. bussare alle porte giuste, poi Ma si non per spera le sempre. scatole, come si dice Beh, adesso. insomma, come si dice, ogni tanto Ma mi bisogna, permetto secondo me. un'osservazione. Tutte queste realtà. Esiste la taglia agevolata per associazioni, questo volevo dirlo. Allora, Esiste. tutte queste realtà vivono di propria vita generalmente per le cose. Qual è il problema? È che talvolta qualcuno può avere delle difficoltà e non ha il paracadute, perché quando viene l'istituzione ti dice bravo, stai facendo un bel lavoro, quando però ho difficoltà spariscono un pochettino tutti, se addirittura non creano la difficoltà, come abbiamo testimoniato anche nel corso di questi 55 incontri. Non è che stiamo a raccontare chissà che razza di roba, stiamo raccontando quella che è la dinamica dell'amministrazione nella nostra città di Milano, che può essere il livello della città metropolitana piuttosto che il comune di Milano, che non è una responsabilità che ha l'attuale sindaco, perché possiamo dire è sempre stato così, no? Allora, proprio perché l'attuale sindaco ha preso la delega alle periferie e l'ha posta come priorità nella sua amministrazione, noi il piano adesso che diventa piano quartieri, come è stato ribattezzato in 40 quartieri, circa metà della città di Milano, non vogliamo entrare nel merito, quali sono scelte amministrative che uno fa a decidere. Invece diciamo che non possiamo perdere l'opportunità di proseguire il lavoro di approfondimento e di sviluppo amministrativo delle periferie. Questo è il punto di Cristina, fammi fondo. rivedere appunto il titolo che abbiamo visto adesso. Mi ha colpito il sottotitolo però, perché diceva, no, i negozi etnici chiusi alle 21, vabbè qui stendiamo un velo pietoso sulla proposta che non aveva senso il nostro ministro degli interni, duetto coniglio, vabbè, ma è l'ultima parte, cautela sugli sgomberi. Che cosa mi va a significare questo? Nel senso che allora, come al solito, poi vale tutto, cioè che chi poi segue le regole, appunto, si trova in difficoltà, chi invece non le segue Questo è un tema riesce delicato. a... Allora, cautela negli sgombri è legato un pochettino al tema di Macao, da quello che è stato riportato, che dal 2012, diciamo, occupa abusivamente una struttura comunale, no? Non vogliamo entrare nel merito di queste cose. Diciamo che se bisogna avere cautela nei confronti di chi ha occupato abusivamente, in chi regolarmente invece svolge un'attività, paga anche paga la sì, affitto. lozazione, ci sembrerebbe che ci sia la necessità di avere un supplemento Supplemento di di cautela, cautela, infatti. no? Allora, è inutile stare però a fare polemiche sterili. Il problema di fondo è che bisogna dare un regolamento diverso a chi opera in periferia e quindi, siccome bisognerebbe incentivarlo chi opera in Proprio su un periferia, certo livello, anche direi, perché nel senso che appunto io, facendo per esempio, è impensabile che un teatro dell'oratorio abbia le stesse norme del teatro di Arcimboldi, per no, cui ovviamente. Norme di sicurezza ce le hanno, sì, perché però dopo alcuni fatti di Torino e quant'altro. Il problema di si fondo è che contano. se un teatro è in difficoltà, è abbandonato a se stesso. Infatti. Questo è il tema. E questa è una preoccupazione che deve avere tutta quanta la città. Ma siccome non c'è. Il lavoro che ha fatto di mappatura il Centro Studi Periferie che noi abbiamo promosso è stato esattamente quello di evidenziare la realtà che c'è, perché uno dice, ai teatri in periferia, quanti sono? E Tantissimi, più allora di 100. li abbiamo mappati, uno può andare a vedere nome, cognome, indirizzo, via, può andare a vedere anche se sono funzionali o non funzionali. Questo è il tema, cioè quello di rappresentare, di rendere evidente ciò che c'è, perché molto spesso si parla di periferie, ma non insomma, non è che ci si capisca molto, Guarda, no? devo interromperti, siamo arrivati alla fine. Certo. Sono passata molto velocemente questa mezz'ora. Insieme Perché insomma, eravamo un po' i animati temi in realtà anche. siamo animati, sarà l'arrivo dell'autunno che ci anima. Non so, è stata la primavera, Allora, a andiamo noi è l'autunno volentieri. che ci anima. Io ti ringrazio tanto Alberto di essere qui con noi. Spero di Grazie ritrovarti a voi. ancora perché Sì, vorrei veramente volentieri. approfondire tutto quello Sì. che fate con la Fondazione Perini, Che è paga molto. regolarmente Che l'affitto e tutto ciò che c'è da pagare, che vi assicuro è tanta roba.
a volte non ci si chiede anche perché bisogna imparare questa roba, però io sono molto estremo su questo. Infatti per fortuna è Walter poi quello che va a parlare con le istituzioni, non io. Bisognerebbe intensificare questo rapporto, perché così si chiariscono i termini della vicenda. Infatti. Perché magari troppo spesso, troppe associazioni veramente si sentono un po' abbandonate e anzi vedono il comune arrivare solo in certi momenti quando non lo vorrebbero vedere. Quindi insomma sarebbe meglio davvero avere un dialogo più continuo, non sempre più schietto, è così, però diciamo. Insomma, per fortuna in tante altre situazioni invece ci sono associazioni che hanno un ottimo rapporto con le istituzioni, come diceva ad esempio Alberto, diceva col municipio 8 state avendo un buonissimo rapporto. Quindi insomma speriamo che questi rapporti con i municipi continuino sempre meglio e che portino anche i municipi a dire dateci quel potere istituzionale, amministrativo che è giusto che noi abbiamo, anche perché la gente poi ce lo chiede, perché poi davvero ormai i cittadini cominciano ad andare lì, non più a Palazzo Marino, giustamente vanno lì. E i presidenti, vi dicevo, sono sempre lì che non sanno proprio che risposte dare ai cittadini, che sembrano sempre scuse, quando invece davvero regolamenti mai entrati in vigore. Grazie mille Walter per la puntata di oggi. Ci sono appuntamenti con la scuola di periferie? La scuola di periferie a... Ormai siamo arrivati nel ciclo delle trentesime lezioni, al negozio civico Chiamami di Milano in Via Laghetto 2 alle ore 18. Oggi. Il tema è il bello delle periferie. Perfetto. No? Quando si dice periferie degrado, il bello delle periferie ce n'è tantissimo e quindi è da raccontare. E poi ci sono anche, continua la programmazione dei 100 concerti, no? Appunto. Non c'è animazione musicale, solamente il giro di consulta Periferia Milano promuove 100 concerti a titolo gratuito e poi ci sono tantissimi altri. Avere un quadro d'insieme aiuta. Anche la Fondazione Perini so che ha delle iniziative attualmente è in corso la mostra sul quartiere Musocco, curata da Barbara Linardo, che è molto attivo nella nostra associazione. Poi abbiamo gli incontri sulla legalità che esportiamo in vari punti di Milano, diciamo esportiamo, cioè riportiamo, e abbiamo in cantiere la produzione del libro importante sul quartiere numero... Sul municipio 4. Sabato 20, Villa Scheiber, la Fondazione Perini promuove anche un incontro su Leonardo I Navigli. Molto interessante. Comunque trovate tutte le varie iniziative nei commenti a questa diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Perini e sicuramente sul sito di consulta Periferia Milano, immagino. Benissimo. Che mano a mano aggiorniamo. Aggiornate, quindi si trova tutto. Perché è un'iniziativa di volontariato. Teniamo conto, quando parliamo di terzo settore è una cosa molto strutturata, tipo aziende, eccetera. Noi invece abbiamo delle libere iniziative che sono il volontariato. Libere iniziative, se la parola giusta, proprio, valgono il 50% sul territorio periferico. Però, nel momento in cui rendiamo difficoltosa l'attività del volontariato, vuol dire che ci priviamo del 50% di quello che oggi sta operando. Vediamo un po'. Grazie mille Walter Cherubini, consulta Periferia Milano, grazie tantissimo ad Alberto Pellin, Fondazione Carlo Perini, ci vediamo presto, grazie mille e buona giornata. Grazie a lei. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre è domani in diretta qui alle 12.30 su Milano News con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.